C'è nessuno? Ah, allora ci sei, Giorgio. Perché non rispondi? Ma niente, è che stavo trafficando qui sotto, non vedi? Lascia perdere per un momento il lavoro, Giorgio, vieni. Cosa c'è? Vieni, vieni. Guarda che meraviglia. Che ti avevo detto, guarda un po'. Guarda, guarda questi pezzi. Tutti fatti a mano, uno per uno. Sono molto belli, sono veramente splendidi. Ah, questi non sono certo pezzi da lasciare riposare in un cassetto. Con questi ci devi giocare. E questa scacchiera, guarda, questa è un pezzo d'antiquariato. Guarda, guarda che pezzi. Poi ciascuno di questi pezzi ha un suo modo di muoversi, diverso da tutti gli altri. Questo per esempio è la donna, la regina. Tu la metti sulla scacchiera. La regina è un pezzo che è il più importante di tutti, si muove in tutte le direzioni. No, questo è il re, uguale a questo. Questo è il nero, questo è il bianco. Questo è il re, è un pezzo da difendere, si muove molto poco. Poi c'è questo, la torre. La torre si muove in orizzontale, in verticale. Questo? Questo qui è l'alfiere. L'alfiere si muove soltanto in diagonale. Questo è un pedone. Un pedone fa un passetto per volta. Eh no, questo è il cavallo. E il cavallo è l'unico pezzo che salta. Anche sopra gli altri. Insomma, da questa situazione, per esempio, tu puoi in una mossa concludere la partita. Ecco qui. Scacco matto. Scacco matto. Poi capirai, amico mio, quando avrai imparato a giocare, ti accorgerai che gli scacchi sono indispensabili nella vita di un uomo. Tutti i grandi condottieri, artisti, scienziati, sono stati tutti giocatori di scacchi. Beh, io sono disposto a privarmene, anche per poco, solo perché tu sei un amico. Vuol dire che qualche volta, quando vorrai, verrò a giocare a casa tua, così mi sembrerà di non privarmene del tutto. Certamente, certamente. 3 milioni. Mi servono 3 milioni. E ti assicuro che è la metà di quello che valgono. Un affare. Non rispondi. Ti rendi conto che sono una rarità? Ma sì, certo, sono una rarità. Però, vedi, non si tratta di questo. Li compri o no? Io ho tutta l'intenzione di comprarli, sì. Però non dispongo di 3 milioni in contanti. Ecco. No, io no, ma mia moglie li ha, eh. Tu devi sapere che Luisa in questi tempi ha messo da parte un bel po' di soldi. Sempre soldo dopo soldo, che sono tutti i nostri risparmi. E allora vedi che i soldi ci sono, io ti pagherò, però tu devi avere pazienza, un po' di pazienza, solo questo. Ma figurati, vuol dire che i soldi me li dai quando puoi. Ma l'importante è che tu impari a giocare. Sei un amico, però quanto a imparare io non so se sarà tanto facile per me, eh. Ah. Se vuoi, io posso venire da te anche stasera a giocare a casa tua. Non è possibile, scusa, è perché io e Luisa durante il giorno non ci vediamo mai. Ecco, e allora la sera lei preferisce non avere gente in casa, preferisce stare sola con me. Allora vieni tu da me. Sì, questa può essere una soluzione. Sì, ma non stasera, eh. Sono tuoi. Eccomi. È inutile che chiamate, prepotente. Su, su, state calme. Adesso vi cambio l'acqua. Titi, dove sei? Cicco, non ti vedo. Attila! Sì, amore, dove sei? Non ti vedo. Ma cosa avevate stasera, tesorini? Oddio. Oddio.
letto. Ecco la mamma. Adesso ti do un po' di pane, un po' d'olio. Quanto è buono questo. Questo è per mio Loretto. Guarda. Loretto. Amore, non lo vuoi? Vabbè, te lo lascio qui dentro. Su, vieni. Vieni, Loretto. Su, vieni. Dai, va sulle spalle. Ecco, bravo, bravo. Loretto mio. Sei il mio tesoro, lo sai che sei il mio tesoro? Ecco, adesso bisogna apparecchiare. Vieni. Come stai, Missu? Ti piace, eh? Ah, ti conosco bene io. Ti conosco bene. Questa è la minestra. C'è anche l'acqua. Adesso tornerà papà. Papà. Al lavoro. Vieni, Loretto. Tutto a posto. Buona nuit, mes chéris. Demain. Su, al posto, Loretto. Sei tu, Giorgio? Sì, Luisa, sono io. Giorgio, le scarpe. Luisa, guarda. Avvicinati. Guarda questo gioco di scacchi, Luisa. Realtà, sai, questi scacchi. Però non sono pezzi da tenere in un museo. Questi qui bisogna giocarci, bisogna usarli. Guarda come sono belli, fatti a mano uno per uno. Guarda. Guarda. Quanto costa questa roba? Niente. Perché sono un regalo di Mario Serra. Chi? Quello sfruttatore di Serra. Luisa. Ma che Luisa d'Egitto? Lo sai cosa pensi di lui? Mi è bastato quella volta a cena. Vorrei proprio sapere a cosa è dovuto questa sua improvvisa generosità. Adesso puliti le scarpe e il paltò. E vieni, che la cena è pronta. Adesso ti spiego, Luisa. Tu ti ricordi che Serra è stato molto malato. Mentre lui non c'era, io ho fatto la maggior parte del suo lavoro, così lui, per gratitudine, mi ha regalato il suo gioco di scacchi preferito. Generoso questa sera. E con tutto il tempo che hai perso per lui, poteva darti almeno qualcosa di più utile, no? No, Luisa, io gli ho fatto un favore. Se lui mi avesse offerto dei soldi o qualcosa del genere, io non l'avrei mai potuto accettare. Tanto peggio per te. Eppure, Luisa, io sono convinto che il gioco degli scacchi
È un gioco che quando l'avrai imparato non potrai più farne a meno. E tu credi che con tutto quello che c'è da fare in casa io trovi anche il tempo per imparare a giocare a scacchi? Hai quasi 50 anni e mi fai ancora delle proposte del genere. Comunque, Luisa, io ho bisogno di qualcuno con cui giocare. E siccome Serra sa tutto sugli scacchi, io ho pensato che potrebbe venire a casa nostra. Cioè, come non detto, io penso invece che potrei andare a casa sua, allora. Ogni tanto, però. Solo ogni tanto. Ma tu non pensi mai a me? E se mi succede qualcosa? Io da sola in questa casa la sera non ci resto. Ma non ti basta star fuori tutto il giorno? Ma io ti ricordo, Luisa, che sei stata proprio tu a non voler comprare quella casa in centro che sarebbe stata certamente più sicura di questa. Sì, sono stato io che non ho voluto. Se non fossi stato per me, tu l'avresti comprato subito. Avremmo buttato i soldi della finestra. Io me ne sarei dovuto tornare a Parigi da mia madre. Ma qui, invece, con quel poco che paghiamo, la casa è già diventata nostra. Sì, ma lui... tu queste cose non le vuoi capire. Quello che non capisco è questa tua nuova mania per gli scacchi. Adesso anche il vizio del gioco. Giorgio, non ti sembra che faccia freddo? E stanno venendo dei brividi alla schiena. Perché non metti ancora un po' di legna sul fuoco?
No. Una ricerca scientifica sulla qualità delle carni avicole denominate galletto risulta che tali carni, pur essendo particolarmente gustose, per il modesto contenuto in grassi, la qualità delle proteine e la loro grande digeribilità, sono consigliabili nell'alimentazione e nelle diete. Io ti presto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Amo la luna e amo il sole. Sono Giorgio, ma come puoi passare tutte le sere ogni minuto del tuo tempo a quel gioco idiota? Ma non hai niente da raccontarmi? E là dove condannavo oggi perdono. Non vado a un appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore. Sì, pronto? Pronto, chi parla? Pronto? Pronto, chi parla? Pronto! Loretto. Sei proprio il mio tesoro. Solo tu mi capisci. Ma insomma, chi parla? Poser. Guys.
strada. C'è bidasse di simona. Je crois pas voler, madame. Ce n'est que votre dame. Bravo Ernesto, mai convinto. Bravissimo. Mon Dio, Giorgio, ma cosa stai facendo? Niente, Luisa, io non sto facendo proprio niente. Come proprio niente? Girando in quel modo intorno al tavolo, si direbbe che non sei capace di trovare una sedia comoda in tutta la casa. Io penso che tu... Eccoci qua, facciamoci coraggio tutti, battiamo coraggio, come dice la sigla, oh, perché guarda, ora c'è guarda. Il gioco del chi è. Chi è? Sarebbero Ernesta e Anna. E guarda da chi vengono accompagnate sul palcoscenico, diciamo così. Ma quale onore, da Franco Rosi, che salutiamo. Allora, Ernesta si mette lì, signora Ernesta e signora Anna. Che cosa fa nella vita? Guardi, parli pure nel microfono. Impiegata. Impiegata di che tipo? Dove? Ministero delle Finanze. Al Ministero delle Finanze. Ma proprio un cantante doveva capitare, lo sa che siamo nell'occhio del ciclone tutta la vita. Vabbè, non importa, meglio così. Non avessimo niente da pagare, non guadagneremmo. Niente. E la signora? Ciao. Ciao Giorgio. Sai una cosa, Mario? Avevi proprio ragione tu. A che proposito? A proposito degli scacchi. Sì, è veramente un gioco entusiasmante. Ogni partita potrebbe durare all'infinito. Se si presenta un problema lo risolvi, se ne presenta subito un altro. Insomma, fai delle scoperte continue, una dopo l'altra. Però è un peccato non avere qualcuno con cui parlarne. E tua moglie? Chi, Luisa? Per Luisa questo gioco non esiste proprio. Senti, Giorgio, mi dispiace, ma io ho trovato un'altra persona che li vuole comprare, quindi ti devi decidere. Mario, senti. Tu mi devi fare un favore, io ho bisogno di una settimana di tempo ancora. Fra una settimana, ti prometto, tu avrai i tuoi soldi. Va bene, altrimenti mi devi riportare gli scacchi. Ma questo non ti deve preoccupare, io... Però, giocando, ho in questo momento dei problemi nuovi, vedi? Io gioco sempre solo con me stesso e tu lo sai. E io preferisco il nero al bianco. Ora, giocando sempre il nero e conoscendo i piani del bianco... Il nero avvantaggiato mi vince ogni partita una dopo l'altra e io non ho più gusto a vincere e neanche a giocare. Ecco, l'ideale sarebbe che io potessi dimenticare i piani del bianco mentre gioco col nero. E questo è il punto, no? Hai ragione, infatti una partita non dipende solo dalla tua abilità, ma anche dalla conoscenza dell'avversario e non solo del suo stile, ma anche del suo carattere, della sua personalità. Hai ragione, questo è il problema. Io devo trovare un avversario, ma un avversario vero però, un avversario in carne e ossa.
Bene. Eccezionalmente bene per lei, Giorgio Honecker. Tocca a lei, sempre che intenda continuare. Ma non vedo perché non dovrei desiderare di continuare la partita, signor Bianco. Signor Bianco, la sua mossa non ha compromesso niente. Per adesso. Ma lei ha dimenticato di considerare la meta finale. Io gioco per vincere, lei soltanto per non perdere. Mi sembra proprio la stessa cosa. Niente affatto. E la prova sarà che io le vincerò non soltanto questa partita, ma tutte le altre che giocheremo insieme. Petrosian era un maestro che puntava molto sulla strategia difensiva. E se lei ha qualche familiarità con le sue partite... Conosco le partite di Petrosian esattamente come lei, caro Giorgio. E non esito a dirle che se avessimo giocato insieme, avrei sconfitto anche lui, sempre, ad ogni partita. Vedo che lei ha molta stima di se stesso. No, è lei che ha stima di me. Tocca a lei. Scacco matto. Abbandono. Tornerà domani? Se niente me lo impedisce. Ma cosa potrebbe impedirglielo? Gli scacchi, per esempio. Cosa succederebbe se lei domani non potesse più disporre di questi scacchi? Oppure se Luisa decidesse improvvisamente di toglierle questa ricreazione. Perché Luisa dovrebbe? Non si è ancora accorta di niente. Luisa, mio caro, è una donna estremamente stupida e petulante. Nessuno ha chiesto la sua opinione. Lei qui è la padrona senza ragione alcuna. Se questo è veramente quello che pensa, io credo che lei non abbia più alcun diritto di venire in questa casa. Giorgio! Basta stasera con quel maledetto gioco! Luisa, è quello che stavo facendo, non vedi? La odio. Sì, la odio. Per quello che è e per quello che ha fatto a lei. La odio di un odio profondo. Nonostante questo, lei desidera ancora che io ritorni. L'aspetto domani sera. Domani, dopodomani, ogni volta che lei vorrà.
Ma l'avverto, sarà sempre la stessa cosa. Lei non mi vincerà mai. Loretto, guarda, te lo lascio lì, eh? I petits amours, ecco l'acqua. Per favore, interno 21. Giorgio. Come mai? È successo qualcosa? Una cosa terribile. Sono appena rientrato e ho trovato due canarini morti. Ah, mi dispiace moltissimo, Luisa. Però non facciamone un dramma. Ogni tanto ci muore qualche canarino, si sa. Ma questa volta è diverso. Hanno rotto un vetro della veranda. Oh, sarà la solita bravata di qualche ragazzo, andiamo. Giorgio, tu minimizzi sempre. Con te non si può discutere. Sì, pronto? È la signora Honecker? Chi è che parla? Mi dica, come stanno i suoi canarini? Ma chi è lei? Cosa vuole? Mi lasci in pace! Signora, non vorrei che anche il suo pappagallo fosse vittima di uno spiacevole incidente. Se lei pagherà, non avrà più niente da temere. Se non la smette di tormentarmi, avverto la polizia, capito? No. Le consiglio di non farlo. Suo marito potrebbe venire a sapere certe cose che non gioverebbero per niente alla sua tranquillità familiare. Ma soprattutto, stia attenta a non parlare di questa storia con nessuno. Ha capito? Bene. Ora faccia quello che le dico.
Tutto sommato, è giusto che Luisa viva nel suo mondo vuoto. So una cosa. Adesso comincio a capire perché sua moglie non ha mai voluto invitare gente a casa. Ma come fa lei a sapere tante cose sul conto di Luisa? Io so soltanto quello che sa lei, Giorgio, né più né meno. Il modo col quale un uomo gioca a scacchi denuncia tutta la sua natura. Il fatto che lei scelga sempre un gioco di difesa e perda sempre, non le dice niente? Lei è così abile, così impudente, che riesce sempre a trovare il momento giusto per colpirmi e per intromettersi nei miei affari personali. Ma cosa ti prende, Giorgio? A lei si parli anche da solo? Guarda cosa ti dico, Giorgio Necker. Se non la smetti, ci penso io a farti tornare un essere umano. Vengo lì, sfascio tutto! Rispondile. Avanti, perché non le rispondi? Se Luisa conoscesse il gioco, saprebbe rispettarlo. E lei, Giorgio, non avrebbe niente da temere. Però purtroppo Luisa ha sempre troppo da fare per giocare a scacchi. Sì, adesso sta lavorando, infatti. Mi pare che stia lavorando a maglia. E questa, secondo lei, è un'occupazione? Perché secondo lei non la è? Ah, no, di certo. Luisa passa il suo tempo fra un dritto e un rovescio per tenersi lontana dalla vita. Ma senza ricevere gioia da quello che fa, si vede a occhi chiusi. E ogni punto che fa, l'avvicina ad un istante alla morte. E lei, Giorgio, lei senza saperlo se ne rallegra. E tutto questo lei lo deduce dal fatto che Luisa non vuole giocare a scacchi? Luisa non rifiuta soltanto gli scacchi, ma anche la vita. Cosa intende dire lei con la parola vita, pronunciandola in quel modo? Molte cose. Sete di sapere, desiderio di creare, la capacità di provare grandi emozioni. Ah, no, molte cose davvero. Grandi parole, ecco cosa sono. Grandi, sì. Troppo per Luisa, temo. Ora tocca a lei. Giorgio, questo cos'è? Sono i soldi, Mario. Ci sono tutti. Se credi, puoi contarli. Ma di te mi sono sempre fidato, lo sai. Anzi, se ti ho fatto qualche sollecito, ti ho anche detto perché mi servivano. Ma sono contento che li abbia presi tu. Sono molto contento. Hai fatto un affare. Anche tu sei contento. Sì, molto contento. Hai imparato anche a giocare bene? Beh, no, tu fai il gioco di difesa, che è molto importante. La posizione, il gioco di posizione. Quando un giocatore riesce a rendersi invulnerabile in difesa, allora può dedicarsi all'attacco. Sarà. Andiamo a prendere qualcosa al bar? Volentieri. Paghi tu. Che cos'hai, Giorgio? Ti senti così lontano. Sei assente. Ormai non mi pare più. Ma ti sei guardata allo specchio? Hai visto come ti sei ridotto? Sembri un altro. Sei invecchiato. Domani telefono al medico per un appuntamento. No, no, guarda, non c'è nessun bisogno del dottore. Perché io adesso starò un po' di tempo senza andare in ufficio. E mi riprenderò.
presto. Ho parlato col capo stamattina, mi ha detto anche lui che ho bisogno di un periodo di riposo. Sei un vigliacco. E un bugiardo. Adesso vorresti farmi credere che ti sei ridotto in questo stato per il troppo lavoro? Come se io non ti vedessi. Tutte le sere, attaccata a quel tavolo, a sprecare le tue energie, la tua intelligenza. E questo stupido gioco che ti sta distruggendo, altro che balle! Non è vero, è vero proprio il contrario, Luisa, perché per me gli scacchi... Tu sei un incosciente irresponsabile! Vuoi farmi rinunciare anche ai tuoi straordinari? Ma tu lo sai quanto mi sono serviti in questi anni per andare avanti! Senti bene quello che ti dico, Giorgio Necker. Se tu non hai più la forza di smettere, ci penserò io. Per il tuo bene! Hai capito? Eppure c'è una soluzione a tutto questo, a pensarci bene. Una soluzione veramente semplice. No. No, non voglio neanche sentirne parlare. Tocca a lei. La partita può aspettare. Piuttosto in questo momento io preferisco immaginare a come potrebbe essere questa stanza, anzi tutta questa casa. Se ogni cosa qui, Giorgio, fosse sua, soltanto sua, io preferirei continuare la partita. C'è una cosa a cui forse lei non ha mai pensato. Se lei fosse solo in questa casa, non ci sarebbe nessuno che potrebbe dirle di finirla con gli scacchi. Lei potrebbe giocare il mattino, il pomeriggio, la sera e tutta la notte fino al mattino dopo, se lei volesse. Lei è pazzo. Basta. Hai paura della solitudine, Giorgio? Sciocchezze. Tu non hai idea di quanti sarebbero felici di esserti amici, di starti vicino, di parlare con te, anzi di ascoltarti. Solitudine, eh? Ah, tu credi che io abbia paura della solitudine? E di che cosa allora? No. Tu lo sai benissimo quello che stai tentando di farmi fare. Ma come puoi pensare che io possa essere capace di una simile crudeltà? Crudeltà? Tu conosci qualcosa di più crudele di una donna così stupida, la cui sola ambizione nella vita è stata quella di sposare un uomo infinitamente superiore a lei e poi di abbassarlo al suo livello? Tu non hai il diritto di dire queste cose di Luisa. Io ho tutti i diritti. No, no, non lo farò mai, mai. Eppure deve essere fatto. Basta, tu sei pazzo, sei pazzo, sei. Sei pazzo. Tu sei pazzo! Tu sei pazzo, hai capito? Sei pazzo! Pazzo! Tu sei pazzo! Hai capito? Sei pazzo! Basta! Naturalmente, commissario. Un caso tipico di schizofrenia. Un uomo diviso in due parti. Che ad un tratto si trova di fronte ad un altro se stesso con una personalità diversa che lo spinge a commettere un omicidio. Sì, ma con la stessa identità. Naturalmente. C'è ancora una cosa che non capisco. Cioè? Venga, dottore. Come ha detto che si chiama? Commissario, lei non ha memoria. Il mio nome gliel'ho già detto un'infinità di volte. Io mi chiamo Bianco, Giorgio Bianco.